Buongiorno a tutti, benvenuti nel mio canale Arti di Angie. Oggi vorrei fare insieme a voi la scarpina, la base della scarpina, diciamo 10 centimetri, cioè sarebbe 4-5 mesi. Eccolo qui, 10 centimetri. Questo ho fatto la base e oggi vorrei fare insieme a voi un altro paio, un'altra base come questa. Allora, come sempre, abbiamo bisogno di uncinetto numero 1,75, eccolo qui. E come ho già detto nel video precedenti, siamo d'inverno, quasi, e abbiamo bisogno di lana. Ok, non saremo qui a chiacchierare troppo, solo nei casi quando c'è bisogno. Allora, facciamo 20 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Abbiamo fatto 20 catenelle, adesso facciamo altri 3. 3. Ragazzi, se sentite il rumore, come già detto, sto vicino alla ferrovia e passa ogni 5 minuti e passa il treno. Vabbè, non credo che è un problema. Allora, abbiamo detto, abbiamo fatto 3 catenelle e adesso nella ventesima catenella facciamo 2 maglie alte, 1 e 2. Nei prossimi 18 catenelle lavoriamo un punto, una maglia alta. Ok, sette, e così andiamo fare 18 maglie alte. Abbiamo fatto 18 maglie alte e adesso nell'ultima catenella, eccola qui, facciamo 5 aumenti. 1, 2, 3, 4 e 5. Al ritorno facciamo uguale come all'inizio, sicché facciamo 18 maglie alte e ritorniamo indietro. 1, 2, come sempre questo filo qua per non far rimanere il buco qui, eccolo il buco. Tiriamo, mettiamo il dito e tiriamolo. Il buchino si chiude, eccolo qui, non si vede più. E quel filo che non serve mettiamo all'interno delle maglie. E così facciamo 18 maglie alte. Abbiamo fatto 18 maglie alte e adesso nell'ultima catenella, eccolo qui, facciamo un aumento con 2 maglie alte, 1 e 2. Adesso contiamo 1, 2, 3 e nella terza catenella chiudiamo il giro. Eccolo qui. Adesso facciamo una catenella e prossime 2 maglie facciamo
Nelle prossime due maglie facciamo un aumento con punto basso. 1, 2, un aumento. 1, 2, secondo aumento. Adesso facciamo 8 punti bassi. 1, 7 e 8. Adesso facciamo 2 mezzo punti alto, 1 e 2, e ora 8 maglie alte, o punti o maglie, uguale, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E ora facciamo 5 aumenti, 1, 2, 3, 4 e 5. Facciamo 5 aumenti con 2 maglie alte, scusi. Scusate, 1, 2, 3, 4 e quinto aumento. Al ritorno lavoriamo uguale, la stessa maniera che abbiamo fatto all'inizio, sicché 8 maglie alte, 1, 3, 5, 6, 7 e 8. Poi 2 e mezzo maglia alta, 1 e 2. Adesso 8 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E ora 2 aumenti con maglia bassa, 1 e 2. Qui è rimasta l'ultima maglia e qui facciamo un punto basso e chiudiamo nel prima catenella, eccolo qui. Chiudiamo il giro. Mi sta intrigando il filo, scusatemi, ecco. Allora, andiamo avanti. Terzo giro, facciamo 3 catenelle. Nei prossimi 1, 2, 3, 4 facciamo 4 aumenti con 2 maglie alte. E 4.
abbiamo fatto 4 aumenti, sì. E adesso facciamo 18 maglie alte. Arriviamo fino al primo aumento che abbiamo fatto nel giro precedente. Eccolo qui. 18 maglie alte. E lavoriamo così fino a lì. Allora, abbiamo fatto 18 maglie alte e adesso in questi 1 2 3 4 5 aumenti, che totale sarebbe 10 maglie, 10 catenelle. In queste 10 catenelle facciamo sempre un aumento con 2 maglie alte, totale sarebbe 20 maglie alte. 1 2 4 sbagliato. 5 6 7 8 9 e ultimo aumento e 10. Al ritorno, come sempre, lavoriamo uguale come abbiamo partito all'inizio, sicché 18 maglie5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 17 e 18. Adesso, come qui all'inizio, facciamo 4 aumenti, 1, 2, 3, 4. Facciamo in ogni catenella, facciamo un aumento con 2 maglie alte. 1 2 3 e 4. Qui è rimasta una catenella, un punto, e facciamo un punto alto e chiudiamo il giro. 1 2 3 nella terza catenella, chiudiamo il giro. Eccolo qui. Adesso facciamo l'ultimo giro. Allora, una catenella e in ogni punto facciamo una maglia bassa su tutto il giro. Tutti maglie basse. E così facciamo il giro su tutte le maglie basse. Allora,
Abbiamo fatto tutto il giro con i punti con maglie basse, io faccio ultimo e chiudiamo il giro, eccolo qui, abbiamo chiuso il giro e ora misuriamo quanti centimetri c'è questa sola soletta, ciao, eccolo qui, 10 centimetri, va bene? Adesso andiamo avanti. Facciamo questa parte qui, ok? Faccio sempre nel mio modo. Entro all'interno, vedete, di questa catenella, di questo punto qua, prendo il filo e lo tiro all'interno, vedete? Eccolo qui. Faccio una catenella e adesso dal interno, questa parte qui sarebbe interna e questa è esterna. Allora, dall'interno entro in queste maglie, prendo il filo e faccio un punto basso. Questo sarebbe un punto alla rovescio, sicché secondo punto alla rovescia e così facciamo tutti maglie basse per tutto il giro. Maglia bassa alla rovescia. Vedi? Qui prendiamo il filo tutte maglie basse alla rovescia e così lavoriamo tutto il giro fino alla fine. Allora siamo arrivati alla fine con i punti alla rovescia. Ecco, io ce l'ho ultimo e chiudiamo il giro. Chiudiamo con la prima catenella. Ora pieghiamo questo modo, questa maniera qui. E ora facciamo, questo sarebbe il primo giro, e ora facciamo altri 3 giri con punto basso. Tutti i punti bassi. Totale dovrebbe essere 4 giri. 4 giri di maglie intorno alla base, questa base qua dovrebbe essere 74 maglie. E così lavoriamo altri 3 giri, sicché dovrebbe essere 1, 2, 3 e 4. Questo è questa parte qua che abbiamo fatto all'inizio e poi dopo questo il secondo giro, eccolo qui, e poi altri 3, sì che totale 1, 2, 3, 4, 4 giri, ok? Ok, abbiamo fatto due base per le solette, di solette. Questo non è questo, vabbè, comunque io avevo già iniziato a fare la parte sopra. Comunque in questo momento vi lascio e ci vediamo domani con un altro video come cosa si fa con questa base. Ok?
Buona giornata a tutti, o magari buona serata, e ci vediamo domani. Ciao a tutti e grazie per la visita nel mio canale. Un saluto, ciao ciao.